Ok, siamo in diretta in questo momento. Siamo in Live. live. Ciao, buonasera a 19.07. tutti. Buonasera amici di Tutto Cosenza, Buonasera a tutti. amici e amiche, e buonasera al nostro ospite, il grandissimo, Ciao a tutti, buonasera. grande Buonasera a Ricciotto. tutti gli amici di Cosenza. E un saluto caro a Maurizio, che è un mio carissimo amico che abita a Cosenza. Oh, ci Ciao associamo. Maurizio. Ciao Maurizio, anche da Ciao parte Maurizio. nostra, mi fa piacere Giorgio. Siamo con Giorgio Gobbi, il È un mitico Ricciotto. compagno di scuola Oh. romano, che è venuto a vivere nella vostra bella Cosenza. Ma si trova bene, sì? Ok, Molto. Tanti anni che abita lì. sono contento. Allora Meglio poi così. conosceremo anche Maurizio. Eccomi. È un piacere Allora. essere vostro ospite. Grazie a te per aver Grazie. accolto il nostro invito immediatamente, quindi grazie ancora. Allora, salutiamo già qualche amico che si è collegato. Il grande Davide da Davide sempre. Mociolo, sempre presente. Buonasera Luca, Luigi, al grande maestro Gobbi. Ciao Davide. Maestro, ma allora, momento. Maestro no. Maestro, i maestri sono altri, i maestri sono le persone che nella loro professione, nella loro vita, hanno lasciato un segno indelebile nella storia. Io non mi posso fregiare di un titolo così importante. Io ho fatto il mio, sono credo un discreto attore, e forse anche uno che sa scrivere, ma questo lo lasciamo dire ai miei lettori. Però maestro è una parola troppo grossa, io non me la sento di avere un titolo così importante. Ringrazio voi, ma non sono un maestro. Maestro anche, maestro di modestia, però devo dire, Va. Ti Giorgio scrive bene, parla bene e recita benissimo, perché io sono. ringrazio, ti Allora, ringrazio. adesso io leggo prima i commenti dei nostri amici. Francesco Riccardi Io nel scrive: frattempo faccio giusto. vai, un saluto da Roma. Chi è? Ah, ecco, Buonasera, un saluto bella immagine. dalla Germania, Franco Cosentino. È Ciao, Franco. un'immagine del film ed è contenuta nel libro. Allora, noi siamo qui sicuramente per fare, volevamo ripercorrere un po' le tappe della tua carriera. Abbiamo un po' di tempo e poi parlare di quello che è la tua fatica letteraria, questo libro che ricalca un po' quel magnifico capolavoro di 40 anni fa che si chiama Il Marchese del Grillo. Vogliamo Sì. partire, Giorgio? Vorrei sentire proprio dalla tua viva voce le tue sensazioni, perché eri giovane quando hai fatto questo. Ero un Raga, ragazzino, avevo 23 24 anni. 23 anni e tu eri il fido scudiero, il fedele servitore del Marchese Onofrio del Ricciotto, Grillo. Raccontaci la figura servitore. di Ricciotto, come è Allora, nata. la Vai. figura di Ricciotto è nata dalla penna degli sceneggiatori. Straordinari che sono Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, lo stesso Monicelli con una collaborazione di Sordi e Pinelli, quindi un pool di sceneggiatori straordinari. Il Incredibile. film ha avuto, una gestazione abbastanza complessa perché l'81 era già il terzo o quarto anno in cui cercavano di mettere su l'operazione. Ci sono riusciti perché andava fatto un film. Lagomont doveva fare un film potenzialmente blockbuster ai botteghini perché avevano inanellato due o tre film di buon livello, diciamo, culturale, di buon livello, di buon livello, ma purtroppo di Incassi. scarso effetto economico. Uno di questi film era Il Mondo Nuovo di Ettore Scola, con un vecchio Mastroianni che faceva Casanova e che purtroppo, pur essendo uno straordinario film, non aveva incassato. Quindi Lagomon Italia dovette mettere in cantiere un film, diciamo, potenzialmente forte al botteghino. E pensarono al Marchese del Grillo, che erano anni ormai che cercavano di montare. E fecero questo film, e ebbe ragione Renzo Rossellini come produttore ed ebbe ragione Monicelli perché il film fece un incasso assolutamente straordinario,
incassò più di 13 miliardi all'epoca, 13 miliardi di lire, quindi una cifra che ora lo pone ancora fra i primi 4-5 incassi della storia del cinema italiano. È una genesi, insomma, abbastanza complessa e controversa. Io, catapultato in una realtà più grande di me, io venivo dalla scuola, da un'Accademia Fersen, da una scuola di recitazione appena finita, e ero veramente privo di qualsiasi tipo di esperienza. Avevo come background semplicemente un paio di anni fatti nella filodrammatica di Parrocchia a Fiumicino, quindi veramente una situazione pazzesca, ridicola veramente, rispetto a quello che mi veniva proposto. Era veramente entrare nel mondo del grande cinema dalla porta d'ingresso, dalla porta principale. Monicelli scelse, anche andando contro le idee di Alberto, perché Alberto non mi voleva, questa è una cosa che racconto nel libro. Sordi non mi voleva perché mi riteneva troppo giovane per il ruolo e sicuramente troppo inesperto, perché comunque dovevo affrontare tutto il film, è la spalla di Sordi, quindi insomma andava fatto questo ruolo in un certo modo. E Alberto aveva timore, tant'è che dopo aver visto i provini miei con Mario disse sì, cioè, poi mi è stato confidato da Monicelli stesso, che mi disse, Alberto ha detto sì, c'è una facciotta simpatica, è divertente, eccetera, ma lo può reggere un film intero? È così giovane, così inesperto. Lui, Alberto partiva anche dall'idea che, avendo io 23 anni e lui 60, non potesse scattare quella complicità, quel sodalizio che doveva portare poi alla costruzione degli scherzi insieme, a quella complicità appunto che doveva legare i due personaggi. E invece Monicelli, bontà sua, si impose ed eccomi qua, insomma. Io devo dire, guarda, a distanza di anni, ma anche a primo impatto, cioè la prima impressione che mi è venuta in mente era questo vostro feeling incredibile. Cioè non avrei mai minimamente immaginato, se non l'avessi detto tu, anche nel libro, che Sordi non ti voleva. Sembravate veramente fatti l'uno per l'altro. Guarda, devo dire onestamente che dopo una settimana, 10 giorni di studio reciproco, mio condito anche da un grande timore reverenziale, perché ero comunque al cospetto di uno dei più grandi attori italiani di sempre, è scaturita poi questa complicità, questo divertimento comune che ha portato poi a costruire una coppia che funzionava sullo schermo. Diciamo che la prima scena, lo racconto nel libro, la prima scena dove noi ci siamo sentiti veramente complici di amici, indipendentemente dai nostri rispettivi ruoli, è stata la scena della gara della ranocchia, quando lui si gratta la fronte e dice: Riccio, ma tu che pensi? Io gli dico, rispondo, e chi si gratta la fronte c'ha le corna pronte. Quando c'era lo stop fra un ciak e un altro di quella scena lì, parlammo maschilmente, da uomini, da maschi, delle corna, no? Del fatto, lui rideva del fatto che il suo personaggio, un marchese ricco, famoso, della nobiltà nera, nobiltà papalina, eccetera, che si fa infinocchiare da una ragazzina, no? Da Faustina, che lo imbroglia. E su quelle considerazioni maschili, delle corna, eccetera, così è nata anche la risata, è nato lo sfottò al personaggio. E lì è nato poi appunto il discorso della complicità. Poi strada facendo si è consolidata, perché per esempio Alberto aveva questa abitudine di chiamarmi la mattina, appena arrivavamo sul set, mi chiamava: Giorgio, vieni, vieni. E mi voleva in roulotte da lui, un luogo assolutamente sacro, praticamente non ci poteva entrare nessuno in roulotte da lui, però mi chiamava perché copione alla mano con matita e gomma facevamo delle piccole correzioni, vedevamo com'era il ritmo anche delle battute da fare. E quindi questo ci ha legato molto. Poi tant'è che lui comunque ha apprezzato il lavoro che ho fatto, perché poi un anno e mezzo dopo, due anni dopo... Non lo dire, non arrivare a quel punto. Non lo dici tu. Perché quello lì proprio mi aspetta. Va bene, va bene, va bene.
Perché allora, come, settore che tu abbia, come sì. settore che tu abbia fatto degli studi di ingegneria, poi dopo ne parliamo. No, ma sai perché? Perché dimmi. Arrivare, cioè tu hai anticipato esattamente la mia domanda, ma te la voglio fare dopo, perché voglio, tra il Marchese del Grillo e il Tassinaro, che è uno dei miei film preferiti in assoluto, tu hai fatto un altro grande film, hai partecipato. Il Conte Tacchia. Cioè, Il Conte Tacchia è fantastico. Non che... Cioè, è un bel film, sì. È un bel film. Con un grande attore che io stimo moltissimo. Stimo molto e con cui tu poi hai collaborato anche in seguito. Sì. Io con Enrico ci ho fatto tanta roba. Insomma, con Enrico Montesano ho lavorato tanto con lui. E diciamo che eravate... Allora, Il Conte Tacchia è un bel film ed è un film che mi ha dato modo di lavorare con uno dei più grandi attori, oltre Enrico ovviamente, ma mi ha dato modo di lavorare con uno dei più grandi attori che siano mai esistiti in Italia, che è Vittorio Gassman, perché posso essere orgoglioso e felice di dire che ho preso fortunatamente l'ultima coda del grande cinema italiano, quello diciamo quello classico, perché ho avuto modo di lavorare con Sordi, con Gassman e con Mastroianni, e non in maniera episodica, nel senso che ho fatto due o tre film con ciascuno di loro, quindi questo mi ha dato modo di apprezzare le loro straordinarie qualità, le loro straordinarie doti, e di essere anche ben voluto. In questo ricordo una cosa molto bella, se mi permettete, assolutamente, che fu quando fecero la proiezione del film I soliti ignoti 20 anni dopo, dove io ho avuto la gioia di lavorare sia con Marcello che con Gassman. Il film fu proiettato in Quirinale, Cossiga volle vedere il film, si fece una proiezione privata, fummo invitati ovviamente tutti noi, ci fu una cena. E mi ricordo, Vittorio, che durante tutta la lavorazione del film mi aveva guardato un po', non dico dall'alto in basso, però sempre con un certo distacco, venirmi incontro. E io dentro di me, ho detto, oddio mio, adesso che cosa vuole da me? Che cosa mi deve dire? Questo subito dopo la proiezione. Io ero un po' timoroso, no? di un pensiero, di un giudizio che Gassman avrebbe potuto dare su di me. Mi venne incontro, mi strinse la mano e mi disse: Giorgio, hai fatto veramente un buon lavoro. E devo dire, detto da Gassman, è una cosa che mi fece molto molto piacere. E beh, direi, cioè tu hai lavorato, sì, io credo che nella lista dei cinque, forse sono... c'è qualcuno in più, però secondo me fra i cinque... Ci sono due attori che mancano, esatto. Che mi mancano, e con i quali ho fatto altro tipo di lavoro, perché avendo fatto l'aiuto a Monicelli ho avuto modo di incontrarli. Uno è Tognazzi e l'altro è Manfredi. Con Manfredi devo dire non ho mai avuto rapporti di lavoro, ma essendo amico del figlio di Luca ho avuto modo di conoscere Nino Manfredi e mi sono anche molto divertito a stare con lui, insomma. Poi ho avuto la gioia di lavorare anche con Gigi Proietti tante volte, perché con Gigi ci ho fatto diverse cose, quindi non posso che ritenermi molto fortunato. Hai lavorato con il meglio, hai lavorato. Sì, credo di sì. Credo che non si possa desiderare di meglio. Anche chiedere di più. Non c'è il meglio, cioè io quando sento Sordi, Gassman... cioè, non riesco a immaginare cosa ci possa essere. Guarda, lo dico con tanta modestia. Dio mi fulmini se c'è dentro di me un desiderio di pavoneggiarmi, ma ho ricevuto anche dei bei complimenti, veri, sinceri, sia da George Clooney che da Bruce Willis, avendo lavorato con tutti e anche con loro due. E questo mi gratifica, mi riempie di gioia, perché sono delle conferme del buon lavoro svolto, insomma, questa è la cosa che mi diverte di più, mi piace di più, insomma. Luigi, vai. No, una curiosità, un aneddoto. Giorgio, ci sei? Scusate, è entrata una chiamata, vai. Perdonatemi tanto. Vai, no, scherzi. Se ci puoi raccontare.
Sì. No, dottor... va bene. Ok. Chiedo scusa. Di cosa? Giorgio, ecco. Se ti vuoi raccontare un aneddoto con Alberto Sordi, qualcosa che ti è rimasto impressa di che hai fatto insieme ad Alberto Sordi, anche fuori. Allora, è una cosa legata al tifo. Allora, la gente sa che io, insomma, ho una grande simpatia per la Lazio e che successe? Durante le riprese del Tassinaro, Alberto, sfegatato tifoso romanista, mise la festa dello scudetto della Roma, che era contemporanea alla realizzazione del film, e volle che io mi mettessi il cappelletto della Roma. Ma io gli ho detto, vabbè, ma io sono laziale, ma mi puoi mettere il cappelletto della Roma? No, tu sei il figlio del Tassinaro, si deve mettere il cappelletto della Roma. Ho detto, guarda Alberto, io preferirei non mettermelo, fammi fa un po' in maniera... Insomma, era nata una cosa... Io non sono un arrabbiato, sono un tifoso di quelli che si diverte, che ama lo sfottò, per poi magari andare a mangiare una pizza, a bere una birra tutti insieme. E gli dissi, io preferirei non metterlo. No, te lo devi mettere. Vabbè, io mi appoggiai il cappelletto della Roma e lui, vabbè, dai, facciamo la strada, motore. Io l'ho tirata via e ho girato senza cappelletto. E sta cosa a lui... Questa è una piccola cosa sul tifo calcistico che mi ha divertito con Alberto. Poi ce ne stanno tante altre, ma ci stanno... Guarda, ti dirò, più che aneddoti su fatti di divertimento, eccetera, sono aneddoti sul fatto che Alberto ad un certo punto ha avuto nei miei confronti veramente un atteggiamento paterno. Cioè, Alberto mi ha voluto bene come un padre. Aveva nei miei confronti un senso anche di protezione. Mi ricordo quando non mi ricordo se era il direttore della fotografia o un operatore sul Tassinaro mi eri un po' brusca, Alberto, e disse no, piano piano, a Giorgetto mio lo dovete trattare bene. E, voglio dire, era regista, quindi... Insomma, un senso di protezione nei miei confronti. Mi ricordo l'abbraccio, la scafetta che tutte le mattine mi faceva quando ci incontravamo, mi stringeva, mi faceva la scafetta sulla guancia, anche quando, insomma, non ero proprio più un bambino. E devo dire che, lo racconto nel libro, il giorno in cui c'è stato il suo funerale, io vagavo per San Giovanni veramente con un dolore da orfano, con un dolore profondo, perché se n'era andato un secondo padre, una persona che mi è stata vicino, che mi ha aiutato, che mi ha voluto bene. E quindi, insomma, quando se n'è andato, per me è stato veramente un brutto momento. Io sono pieno di domande, Giorgio, però... E dai. Devo sceglierne alcune perché adesso leggi i messaggi Maurizio. Giusto. Allora, Maurizio Frosi dice: ciao Giorgio, Maurizio Frosi. Maurizio Frosi, mio carissimo amico, che saluto di nuovo. Adesso lo salutiamo perché ho parlato della nostra Lazio e quindi sarà molto felice. E poi dice: io ricordo il giorno che andaste a fare il provino per il Marchese del Grillo quando eravamo al liceo. Quindi parliamo proprio. Non so se era il periodo del liceo o subito dopo, non mi ricordo bene, però noi eravamo ancora molto, lo siamo ancora, ma eravamo molto in contatto, e devo dire che comunicare ai miei amici di sempre questa avventura, questa cosa è stato bellissimo perché venivo proiettato in una realtà che era talmente più grande di me che sfido chiunque a mantenere la calma e la tranquillità. Ma io ho notato, soprattutto nel Marchese del Grillo, quando Onofrio diventava Gasperino, che tu non riuscivi a trattenere la risata. Allora, innanzitutto, assolutamente, la tua è una notazione molto attenta e molto particolare. Cioè, non ti sei trattenuto in più occasioni. No. Però meraviglioso. Un paio di volte ho tentato di fare. Allora, lo sai perché ridevo? Perché quando Alberto faceva Gasperino era assolutamente irresistibile. Non c'era proprio possibilità di rimanere seri, cioè proprio non si riusciva.
Un paio di volte io ho cercato di trattenermi. Monicelli è venuto da me e mi ha fatto: "A Gio, ma tu sei l'unico che sa che quello non è il Marchese, ma il Carbonaro. Poi ride quanto te pare. Quindi ridi, tranquillo, non ti far vedere troppo dalla famiglia, ma tu puoi ridere perché tu lo sai che quello è un Carbonaro che avete preso ubriaco nel foro e lo avete portato a casa. Ma però la cosa più importante è che era veramente irresistibile, non era possibile rimanere seri. Tant'è che racconto nel libro, che è un aneddoto particolare, Giuseppe Bernardini, detto Peppe Roscio, secondo operatore di macchina, che aveva fatto tanti film con Totò, anche con Sordi, con Tognazzi, con Manfredi, quindi uno abituato alle battute, uno abituato alla situazione comica, fece un primo piano di Alberto quando lo scaricammo davanti alla bottega del Carbonaro, che lui si risveglia con la portata in testa. Peppe ha cominciato a ballare con la macchina, ha alzato la mano e ha chiesto lo stop, cosa che non si può fare al cinema, e ha fatto: "Mario, non ce la faccio a girare". Per quanto rideva, gli ballava la macchina. Questa è la situazione in cui abbiamo lavorato. Una condizione esilarante. Ci sono stati due o tre momenti che era veramente impossibile, come quando lo vado a prendere giù in cantina che sta bevendo vino dalla botte, e lo porto via, portandolo su al come si chiama, al Rosario. Ecco, in quel momento lì, io quando lo vado a prendere, io ridevo come un pazzo. Se non fosse stato perché lo dovevo maltrattare, Monicelli mi istigò a trattarlo male. Diceva: "Guarda, che quello è un imbriacone, tu lo devi trattare male, lo devi strattonare, non essere troppo garbato, non è Alberto il Carbonaro". Cioè, tenete conto che io ero sempre l'esordiente, no? Mamma e lì mia. Io pure ridevo quando fa "Ora pro nobis" e scivola dalla poltrona. Ragazzi, sfido chiunque a rimanere seri, è impossibile. No, è impossibile, è colossale lì. Al punto, è talmente grande Alberto, è talmente irresistibile, è talmente grande come attore, che una sera, è sempre nel libro, non vorrei anticiparvelo troppo, ma insomma, siamo qui per farci una chiacchierata tra amici. Sì. E una sera alla Safa Palatino, che oggi è la sede del TG5, accanto a Villa Celimontana, e dopo cena noi facciamo dei turni pazzeschi, perché il film doveva uscire tassativamente il 23 dicembre dell'81, quindi avevamo dei turni di montaggio, di doppiaggio, anche notturni. Di notte, dopo aver fatto lo spaghettino, Alberto, Monicelli ed io, Alberto va un attimo in bagno e rimaniamo solo io e Monicelli viene da me, mi guarda e mi fa: "Ah, Giorgè, ma tu lo sai che stai a lavorare col più grande?" Sì. E io annuisco semplicemente, e lui mi fa: "Perché io li ho diretti tutti", e Monicelli li ha diretti tutti, Casma, Antognazzi, Manfredi, tutti, Mastroianni, tutti, Totò. "Bravo come Alberto, non ce n'è uno in Italia". Questo me lo disse Monicelli, e aggiunse: "Perché Alberto può fare tutto". Sai, di fronte a un'affermazione del genere, detta da uno dei padri del cinema italiano, è importante. Ma tu come ti sentivi quando, cioè, tu da veramente 23 anni, cioè, che sensazioni avevi? Ragazzino. La sensazione, guarda, all'inizio di stare su una giostra, perché mi ricordo quando andai la prima volta sul set, conobbi Sordi a Via Appia, all'altezza della tomba di Cecilia Metella, stavano girando la scena di Blanchard, quello con la carrozza, quando cantano insieme la Marsigliese, e io lì capii, anche per il numero di mezzi, io avevo visto dei set cinematografici, ma non avevo mai visto 30 mezzi uno appresso all'altro con le carrozze, le cose, cioè mi resi solo allora conto che stavo entrando in un mondo talmente grande, talmente magico, che chiunque sarebbe impazzito dalla gioia, dal divertimento. Salire su una giostra, questa è la sensazione, giostra. Sì. Allora, quando tu dici: "Sei svegliato!" No, tu aprivi, sì, e chiudevi le giornate del Marchese del Grillo. Del Marchese del Grillo. Ed è anche il titolo del tuo libro.
Il titolo del mio libro, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Io l'ho ordinato, il mio in ordinazione ancora non ce l'ho materialmente, ma lo trovate. Sì, vabbè. Biblioteca Edizioni con THK, Biblioteca Edizioni, lo trovate anche in, sul sito della casa editrice, altrimenti su Amazon, e comunque sì, tutte le feltrinelle e le Mondadori ce le hanno, se non hanno al momento lo ordinate e arriva in un paio di giorni. Chi hai scelto per la prefazione? Allora, per la prefazione ho scelto un amico, prima di tutto. Oggi stavo riordinando le cose e ho cancellato dal computer, perché ce l'avevo ancora, la prefazione di Max, ce l'avevo nel computer, quindi ho detto faccio un po' di pulizia, la tolgo e l'ho riletta. E devo dire che Max Tortora, che è un amico vero, che mi stima e che io stimo, mi ha fatto una prefazione piena d'affetto e piena di considerazione. Una prefazione dettata dal comune amore per Alberto Sordi, perché gli vogliamo bene tutti e due. Devo dire che Max è stato il più bravo imitatore di Sordi da sempre, al punto che io ho seguito Max per un anno, gli ho fatto da spalla nel suo spettacolo, abbiamo girato l'Italia, e mi ricordo che nei teatri, nelle arene dove abbiamo fatto lo spettacolo, lui faceva spesso l'imitazione di Alberto. E io, chiudendo gli occhi, avevo la sensazione di essere alla presenza di Alberto, perché ne rubava non solo bene la voce, l'imitazione, ma proprio le poggiature, i respiri, quindi proprio l'anima di Alberto. E mi faceva impressione sentirlo vicino a me. Oltretutto riusciva ad emettere un suono quasi baritonale, quindi questa vibrazione che aveva Alberto, e mi sembrava di stare con lui. Quindi io, quando con l'editore abbiamo detto ma a chi la facciamo fare la prefazione, mi è venuto subito in mente Max, l'ho chiamato, e chiamandolo dalla casa editrice, dall'ufficio della casa editrice, in viva voce ci siamo presentati, eccetera, non ha aspettato nemmeno un secondo, mi ha detto sì, certo, me l'ha accordata subito questa bellissima cosa, e mi ha fatto una prefazione, ripeto, piena d'affetto e piena di stima, che io contraccambio ovviamente. Ma tu pure sul teatro ovviamente hai lavorato, cosa hai fatto? Vuoi raccontarci teatro un po'? Tanto teatro, io diciamo che di formazione sono formazione teatrale, vengo più dal teatro che dal cinema, perché la scuola che ho fatto, l'Accademia Alessandro Fersen, era una scuola segnatamente rivolta al teatro, e mi sono formato negli anni soprattutto con una lunga e grande e importante collaborazione con il Teatro Eliseo di Roma, nella persona di Gabriele Lavia, che è stato, diciamo, il mio regista, ma anche il mio insegnante. Io infatti, quando faccio, come in questo caso, un'intervista, parlo un po' della mia carriera, dico sempre che due persone sono state fondamentali per la mia formazione attoriale. Al cinema sicuramente Mario Monicelli e a teatro Gabriele Lavia. Entrambi mi hanno insegnato i fondamenti di questo lavoro, le basi di questo lavoro, in un modo molto severo, se volete, molto intransigente. Sia Mario che Gabriele sono due registi molto, molto severi, molto esigenti, ti fanno lavorare tanto, e questo fa bene all'attore perché ti crea una disciplina. E con Gabriele ho fatto tre spettacoli importanti, il primo Tito Andronico con la sua regia, sempre all'Eliseo, con Turi Ferro e Lidia Mancinelli, dove io facevo Chirone, e lì ho conosciuto Sergio Rubini, del quale sono diventato poi un amico fraterno, e poi ho fatto Volpone di Ben Johnson, lavorando con Umberto Orsini e Tino Carraro, prodotto dalla Stabile del Friuli Venezia Giulia, abbiamo fatto una grande tournée, e poi il Riccardo III, con la sua regia e la sua interpretazione al Festival di Taormina, e io facevo Lord Catesby, anche quella è stata un'esperienza molto importante. Poi un'altra stagione teatrale che ho vissuto importante è stata quella con il Teatro del Carretto di Lucca. Siamo andati in giro per il mondo
con loro ho fatto anche delle tournée internazionali, abbiamo portato Iliade un po' dappertutto in Europa ed è stata un'occasione per misurarmi con il pubblico straniero, col pubblico russo, col pubblico tedesco, col pubblico spagnolo, francese. È stato bello perché devi capire come pensano culturalmente gli altri popoli. È stata una bella esperienza. Quindi sicuramente sì, il teatro ha fatto parte integrante della mia formazione attoriale. Posso? Prego, dimmi Luca. Come stai vivendo da artista, no? Questa fase di... Non, io più che di smarrimento, ovviamente, anche di confusione mentale per alcuni, 10 mesi di stop, cioè cosa vogliono dire per un artista? Un anno ormai, eh? Ormai un anno, dai, diciamo un anno. Tra un mese e un anno. Allora, dal punto di vista umano è duro, perché comunque c'è una sorta di detenzione domestica, no? Cioè tutti i rapporti sono pressoché annullati o molto diminuiti, eccetera. Dal punto di vista artistico e professionale è un disastro, perché chiaramente non potendo più lavorare ci siamo limitati a fare un pochino di televisione. Io sto in questo momento sto continuando a fare delle prove in teatro con 2 miei carissimi amici, che sono Pino Amendola e Pietro Bontempo. Stiamo provando uno spettacolo, ma senza sapere quando potremo mai andare in scena, quando mai potremmo portare il lavoro sul palcoscenico. Però stiamo provando. Ho fatto della televisione, la farò a breve, perché fra un paio di settimane comincerò a lavorare con Alessandro Gassman su un progetto di Rai 1 che si chiama Il Professore, con la regia di Alessandro D'Alatri. Sono delle puntate, adesso non mi ricordo se sono 4 o 6, sono puntate Rai per Rai 1, e quindi è un buon lavoro. La televisione in questo momento è l'unica cosa che si fa con una certa continuità, tutto il resto è sospeso. Però, così come ho scritto il libro nel primo lockdown, perché la proposta che mi è arrivata da Santiago Maradei, l'editore di Biblioteca, è arrivata proprio da febbraio e marzo dello scorso anno, quindi in pieno blocco, in pieno lockdown, e questa è stata un'opportunità, perché proprio perché dovevo stare a casa, mi sono messo computer, tazza di caffè e gattina che mi girava tra le zampe, tra i piedi, e mi sono messo a scrivere il libro. E quindi per me è stato un momento, diciamo, proficuo, così come lo è questo di adesso, perché io ho pensato, dico, prima o poi tutta sta roba finirà, è un augurio che faccio a me, faccio a tutti, faccio agli amici di Cosenza che ci stanno ascoltando, prima o poi tutto questo finirà. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna farsi trovare pronti quando riapriranno. Pronti, per quanto mi riguarda, che cosa significa? Progetti. Io tant'è che sto scrivendo in questi giorni un progetto per la televisione, perché io oltre a fare l'attore faccio anche lo sceneggiatore e ho diretto anche un cortometraggio con Rubini, che fu poi mandato in onda dalla Rai. Quindi la velleità, diciamo, dello scrittore tocca anche la parte della sceneggiatura, tocca anche il campo della sceneggiatura. Sto scrivendo un soggetto per la televisione e sto mettendo, diciamo, carne al fuoco. Sto cercando di pensare a dei progetti da presentare quando tutto questo sarà finito. Io è un invito che faccio anche alla gente che ci ascolta, agli amici che ci ascoltano. Non pensiamo a questo blocco solo ed esclusivamente come a una situazione deprimente e castrante. Pensiamola anche come un'opportunità di raccogliere le idee e di valutare e pensare a nuovi progetti, ma in tutti i campi, non dico solo nel nostro campo artistico. Ci può essere progetto per una startup, per una nuova attività di lavoro, per un suggerimento professionale di qualsiasi tipo. Pensiamo in maniera propositiva, cioè mettiamo in campo la nostra inventiva, la nostra voglia di fare, perché prima o poi tutto questo finirà e avremo bisogno di idee nuove. Quindi meglio farsi trovare pronti e non, sì, farsi trovare e non deprimersi più di tanto. Ma no, perché non serve deprimersi, serve solo a far venire la depressione, serve solo a abbassare oltretutto le nostre difese immunitarie. Se ci ascolta qualche medico,
confermerà questa mia affermazione del fatto che una persona depressa, stanca, sfiduciata, demoralizzata ha sicuramente più possibilità di ammalarsi di uno che pensa positivamente. Perché il nostro sistema immunitario funziona meglio quando si è positivi, quando si è propositivi, attivi, esatto. Questo è un bellissimo messaggio che confermo e sottoscrivo. Di speranza. Ne farò tesoro anche io. Speriamo ancora per poco. Speriamo che sì, speriamo che da, diciamo da, dall'estate prossima, da quest'estate si può essere un po' più sereni, forse, no? Vediamo. Vediamo. Gino, sarebbe già un bel passo in avanti. Magari. Allora, domande, Luigi, vuoi fare? Tu in Calabria allora, la Calabria è un paese che è una regione che io amo. La conosco abbastanza bene. Sono stato a Cosenza, sono stato a Catanzaro, sono stato nella parte bassa della Calabria ionica e quindi conosco Roccella Ionica, conosco Soverato, conosco Sant'Andrea, posti meravigliosi. Conosco Reggio, ovviamente, e poi c'è un posto che io amo particolarmente perché c'è una congiunzione magica di cibo, di gente, di posto e che è Tropea. Io Tropea l'amo proprio perché il cibo. Cioè io mi ricordo Tropea come un posto assolutamente, non è che gli altri posti della Calabria siano meno, c'è un legame diciamo più forte con Tropea, e dove appunto c'è un incontro di cibo, di gente, di assolutamente meraviglioso. E spero di poterci tornare presto, sia col teatro, col cinema, io ci ho girato col cinema, spero di poterci tornare presto perché mi manca, perché manca... la gente calabrese, mi manca il cibo calabrese, mi manca la meraviglia della natura calabrese. Io quando racconto l'Italia ai miei amici stranieri dico c'è un posto in Italia un po' magico che si chiama Calabria, dove c'è, no non lo dico per piaggeria, è vero. La cosa che io faccio presente agli amici stranieri è la magnificenza di questa cosa che solo la Calabria, che si passa da Sila Grande e quindi da vette importanti, cioè da montagne vere, credo intorno ai 1800-2000 metri, no? Se non dico castronerie, se non dico montagne. E in 50 chilometri è il mare più bello. Chi ce l'ha sta cosa? Ce l'ha solo la Calabria. Perché passare da Sila Grande, il punto di congiunzione è proprio Cosenza. Tu lo sapevi questo? Sì, certo. Fantastico. Noi siamo a 20 minuti dal mare, dal Tirreno, dove c'è Paola, che è il Tirreno Cosentino, e poi c'è a 20 minuti la Sila, Camigliatello, il lago di Cecita, tutti questi posti, l'Orica. Posti che adesso Camigliatello e Silano è un posto pazzesco, assolutamente. Dove sembra di stare sulle Dolomiti, con Abetaglia, Perdita d'Occhio, i Praticelli, i funghi, e poi scegli e stai nel mare, cioè, Capo Vaticano è riconosciuto come uno dei mari più belli di tutto il Mediterraneo, quindi da quel punto di vista lì siete assolutamente fortunati. Speriamo che ci sia presto l'opportunità di tornare nella vostra bella terra, insomma, mi farebbe molto piacere. Così magari vado a trovare anche il mio amico Maurizio a Cosenza. Assolutamente, ti portiamo a mangiare noi. Certo. Poi c'è Davide che addirittura si ricorda Giorgio protagonista di diverse pubblicità famose nel tempo, quando il Tamagotchi, oddio, poi ricordo quando tu dicevi digiuno fratelli. Non so se Davide sì, quando fate il fratricello, sì. Diretto da Ferza Nozpetek. E poi le pubblicità con Bruce Willis della Vodafone. Le pubblicità con Bruce Willis, queste sono state le ultime, sono state le più importanti, perché insomma per un anno e mezzo siamo andati avanti a fare questo tormentone di prende e non prende per Vodafone, ed è stata una bella esperienza, perché poi anche lì abbiamo cominciato con un reciproco riserbo, tutti e due, io perché ero al cospetto di uno dei più grossi attori di Hollywood, quindi insomma
all'inizio un po' di... Lui proprio nemmeno mi guardava, non mi calcolava. Quando ha capito che aveva a che fare con... Spero che abbia avuto questa come idea, di un professionista, quando... Vi racconto un aneddoto. All'inizio lo spot dell'ape, quello dove io faccio il contadino con l'ape Piaggio che va a portare la verdura, che si ferma a caricarlo perché lui è rimasto in panne con la sua limousine, e lo script, diciamo che la base della pubblicità, non funzionava molto. E vennero da me, in un momento di pausa, in un momento, una pausa fra un ciacca e un altro, vennero da me il regista, il cliente e l'agenzia. E molto preoccupati mi dissero, ma sai, lo spot non sta venendo. E io ho detto, mi lasciate fare, posso fare un po'. Dice, sì, ma che vuoi fare? Ho detto, guarda, giriamo e vi faccio vedere. Sono salito sull'ape e mi sono messo in testa di giocare e di scherzare con Bruce. Tant'è che la battuta, a Bruce, attenta alla capoccia, quando l'ape sobbalza, non è una battuta scritta, è una battuta nata lì sul momento. E da lì in poi Bruce, oltre al fatto di avergli fatto un favore la sera tardi, quando eravamo ormai alla fine delle riprese, lui doveva fare ancora i primi piani, l'aiuto regista mi ha detto, guarda, tu se vuoi andare vai pure, che le battute fuori campo gliele do io. E io ho fatto, no, gliele do io. Perché vuole la regola, diciamo, di gentleman agreement fra attori, è quello di dare le battute mentre si fa il primo piano dell'altro. Quindi io mi sono messo diligentemente con la tempia appoggiata al paraluce della macchina da presa e gli ho dato le battute. A 00:20, 00:30 se ne erano andati tutti. Questo a lui ha fatto molto piacere. Da lì in poi è nata un po' di solidarietà che poi si è consolidata quando ho cominciato ad andare a New York, perché poi il grosso degli spot l'abbiamo girato a New York e lì abbiamo cominciato davvero a divertirci e lo spot poi è venuto bene, sì, sono venuti bene gli spot. E quando te li ricordi vuol dire che sono belli, sono impressi. Mi sono molto divertito e devo dire si è divertito anche molto Muccino, che ci dirigeva, Gabriele Muccino, che ha diretto tutti gli spot a parte il primo, e credo che si sia divertito anche Bruce, perché in due o tre momenti, quando davano lo stop, noi continuavamo a ridere, quindi era il segno che ci stavamo davvero divertendo. C'era un feeling. Io però, io sono duro di capoccia, io voglio tornare al 1983, perché quando tu interpreti finalmente, direi, no, il figlio di Alberto Sordi, hai l'infelice idea di chiedere a tuo papà la licenza di Tassinaro. Madonna, allora, quella scena, quanto l'hai fatto incazzare. E che bello rivedervi. Ah, ma allora stavi a scherzare? Cioè, quando lui con la padella in mano... La famosa padellata dei cannolicchi a Bersagliere. Cioè, con quella è... lì è... È poesia quella. Guarda, lì è la cosa... È la... L'apoteosi, secondo me. È la summa del rapporto padre-figlio, no? Inteso come lo intendeva Alberto. Dove... Lui riteneva il suo lavoro umile, che poi è un lavoro invece prezioso e importante, ma il suo lavoro umile di Tassinaro fosse invece, dedicato da lui perché io potessi prendere questa famosa laurea in ingegneria. C'è, diciamo, un po' uno sguardo affettuoso nei confronti di quello che è l'aspirazione genitoriale italiana. Cioè, tutti i genitori italiani desiderano... Quella era la fotografia della società italiana, no? Dell'epoca. Esatto, c'era il desiderio del genitore che fa un lavoro importante, comunque fa un lavoro faticoso, quotidiano, per poter permettere al figlio di crescere e di elevarsi socialmente ed economicamente. E Alberto ci ha messo tanto affetto in questo, e quindi quando lui faceva la scena del papà arrabbiato perché il figlio gli chiede la possibilità di ereditare la licenza del taxi, c'era tanta verità in quello, perché lui, se mai fosse stato padre, se mai Alberto fosse diventato padre, sarebbe stato un padre come il Tassinaro. Di questo ho la certezza. Ma c'è quel passaggio... Perché un padre di sentimenti italiani, un padre dove l'unione della famiglia, per esempio intorno al tavolo a mangiare... Sì, col nonno...
la moglie, lui, il suocero. È una concezione di famiglia molto vicina a quella che aveva Alberto. Bene. Ma vederlo passare da arrabbiato, con gli occhi lucidi, al sorriso, tra virgolette, scherno, quando dice, quando tu dici, ma come papà, sei a scherzare? Come no? Apri lo spumante. Cioè... Sì, stiamo parlando di... Stavo parlando di un attore colossale. No, è una cosa, non riesco a... è indescrivibile. Cioè, sono quelle scene che ti rimangono dentro, come Il Borghese piccolo piccolo. È un capolavoro totale. Incredibile. Ma è una cosa incredibile. Quel film, Alberto, non fa una risata. Quel film, Alberto, non ride mai. Mai, mai. Questo dimostra la sua capacità di passare con nonchalance dai ruoli più drammatici. Se pensate... che quest'uomo, che io stimo tanto, al quale voglio bene, è potuto passare da Cencio, da appunto l'americano a Roma, al Borghese piccolo piccolo, ti dimostra la capacità interpretativa assoluta che aveva. La Grande Guerra, dove parte esilarante e diventa una maschera di drammaticità straordinaria alla fine, no? Dove sceglie di immolarsi, sceglie l'eroismo suo malgrado. Colossale, colossale. Sì, non... in quel film aveva come spalla, aveva come compagno di sventura e di eroismo Gassman, che fece un capolavoro pure lui. Quel film è pressoché perfetto, anzi è un film perfetto, forse uno dei più bei film del cinema italiano, non a caso diretti da Mario Monicelli. È colossale. Beh, quel film, è indiscutibile. Giorgio, se penso anche alla fine di Monicelli, penso che una genialata grande, cioè è stato impareggiabile anche in questo. Cioè, se ne vi posso fare una piccola confidenza. Sì. Mario, quando vedeva passare una persona anziana, molto anziana, magari su una sedia a rotelle o con problemi di deambulazione o addirittura con problemi cognitivi, si girava verso di noi giovani assistenti, noi suoi collaboratori, e diceva: io grullo, un ci divento. Quindi lui aveva in mente questa cosa qua, lui l'ha sempre avuta in mente, lui non sarebbe diventato grullo. Ha scelto in maniera libera, consapevole e responsabile di farla finita. E a 95 anni ha aperto la finestra e ha posto fine ad una vita che gli riservava, ad una vita che gli avrebbe riservato probabilmente 2 o 3 anni di forti sofferenze. Era malato, purtroppo Mario non vedeva quasi più, stava diventando cieco, ma soprattutto i medici gli avevano detto che gli anni a venire sarebbero stati degli anni drammatici. E Mario, con una freddezza, con una lucidità, con un'intelligenza che l'hanno sempre contraddistinto, ha capito che era venuto il momento di farla finita e lo ha deciso lui, non ha aspettato che ciò accadesse. Grande, grande. È stato proprio artefice del proprio destino fino in sì, in tutto e per tutto. In tutto e per tutto. Maurizio dice, poi per i romani, credo che si riferisca a Sordi ovviamente, fu doppiamente un gigante, perché molte sfumature dei suoi dialoghi sono veramente l'essenza di Roma. Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché io sono stato partecipe del Marchese del Grillo, lavorandoci insieme, e avendo lui la possibilità di fare un nobile e un plebeo, un popolano, lui ha fatto una specie di riassunto di tutte le sue maschere che aveva, diciamo, interpretato dagli inizi fino al 1981. Cioè, in quello che lui faceva c'era un po' di tutto quello che noi avevamo già visto, con un miglioramento sostanziale. Nel senso, lui ha potuto fare col Marchese del Grillo un po' del Vigile, un po' dell'americano a Roma, un po' di tutta quella cinematografia che si lasciava alle spalle e che aveva caratterizzato, come giustamente dice Maurizio, la tipologia romana,
ma soprattutto la tipologia italiana, perché non ci scordiamo che Alberto ha dato vita un po' a tutti i vizi italiani, un po' a tutte le bassezze, se vuoi, e anche le debolezze del popolo italiano. Tant'è che il mio amico Giancarlo Governi, un grande dirigente Rai, gli ha dedicato Storia di un italiano, una specie di raccolta, anzi una, non una specie, una raccolta di tutte le tipologie italiane, prendendo di volta in volta diciamo i film che meglio rappresentavano quella persona, quel personaggio che volevano andare a studiare. Ha lasciato una, un'eredità, un patrimonio assolutamente straordinario, e devo dire che l'idea di fare un museo della sua casa è un'idea assolutamente buona, perché molta gente avrà modo, andando lì, visitando il museo, di capire, capendone anche le abitudini di vita quotidiana, perché il museo, oltre ad essere esterno, prosegue all'interno della casa, si capirà come viveva Alberto, e vedendo i suoi costumi, le foto di set, eccetera, capiremo quanto patrimonio culturale poi ci ha lasciato. Poi ricordiamo che è stato pure sindaco di Roma per un giorno. È stato sindaco a Roma per un giorno, e Francesco Rutelli diede modo ad Alberto di essere, per festeggiare il suo 80° compleanno, gli regalò la fascia di sindaco, e Alberto lo fece in maniera anche attenta, perché tant'è che si presentò, questo me lo disse Paola Comin nel suo ufficio stampa, mi dice: Alberto l'ha presa veramente seriamente questa cosa del sindaco, tant'è che si è alzato molto presto la mattina, è arrivato in Campidoglio per tempo, sono andati a fare un giro delle borgate, hanno fatto tutta una serie di cose, hanno fatto delle inaugurazioni. Cioè Alberto ci teneva, perché amava la sua città sopra ogni altra cosa. L'amore di Alberto per Roma è totale, tant'è che non esiste un suo film dove non ci mette dentro degli aspetti, diciamo, iconici di Roma, iconografici. Cioè c'è proprio l'amore assoluto che ha per questa città, c'è in tutti i suoi film. Lui lo riteneva il più bel salotto del mondo. Purtroppo oggi qualche problema Roma ce l'ha, pur essendo una città assolutamente straordinaria, unica al mondo davvero, un po' di problemi ce li ha, e dobbiamo lottare contro un po' un certo degrado, un certo imbarbarimento un po'. Beh, un po' sì. Credo che ragionevolmente che la sindaca ci stia dando anche molto da fare, fa del suo meglio, ma è una città talmente grande, talmente complessa, che se pensate che è grossa come Napoli, Torino, Milano, Firenze e Bologna messe insieme, vi rendete conto di che mole di lavoro può aspettare agli amministratori. Speriamo che vada meglio, questo ce l'auguriamo tutti, perché appunto è un peccato vedere la nostra città così arrancante, ecco, diciamo che arranca. Giorgio, io ti faccio una domanda che non c'entra nulla. Cosa mangi stasera? Allora, stasera io faccio delle patate saltate in padella. Allora, io sono vegetariano. Faccio delle patate, le devo ancora cucinare. Però va bene, perché ho pranzato tardi. Mi faccio delle patate saltate nel wok, saltate in padella, con uno spicchio d'aglio e del rosmarino. E poi c'ho l'hummus di ceci, c'ho la pasta di ceci che io adoro, e una bella insalatina mista, una biretta che non manca mai, una biretta, e questa è la mia cena. E sì, sono da un po' di anni vegetariano, sono contento di questa scelta, contento. E quindi insomma ho tolto la carne e buona parte del pesce, mangio ancora ogni tanto due alicette, ma
sto tentando di non mangiarlo più. Mi sento bene, mi piacciono molto le verdure, la frutta, la cipolla rossa di Tropea. E infatti, guarda, quando riapriranno un po'... Non mangio più l'anduia, ma un cucchiaino di sardella ancora me la mangio, insomma, dai. Comunque, guarda, io ti volevo ringraziare per... Grazie a voi, dell'ospitalità. Le testimonianze che ci hai regalato, io credo che tutti gli ascoltatori e tutti i Facebook spettatori che hanno visto questa diretta e che vedranno, perché rimarrà per sempre, fino a quando ci sarà Facebook, anche dopo di noi, saranno lieti e felici di averti ascoltato. Oggi ho dovuto poco problemi. Mi permetto di ricordare il mio libro. Eccolo qua. Faccelo vedere. Sei svegliato. Un atto d'amore nei confronti del cinema, un atto d'amore nei confronti di Alberto e degli spettatori del Marchese del Grillo. Io spero con questo libro, scusate ma ogni tanto mi sta accannando il telefono, io spero con questo libro di poter ridare ai miei lettori qualche frammento di quelle emozioni che io provavo quando andavo sul set. Grazie. E chissà che non riesca a chiudere anche il cerchio, no? Visto che sei partito, sei svegliato, sei addormito, che ne sai? Chissà, vediamo. Vediamo. Potrebbe essere grazie a tutti, un saluto agli amici della Calabria e spero quanto prima di poter tornare nella vostra meravigliosa terra. Grazie e Luca, grazie dell'ospitalità che mi avete dato, grazie, e a presto. Grazie a te, un abbraccio, grazie, e buona serata. Ciao Giorgio. Ciao Mauri, ancora una volta. Ciao Mauri. Maurizio, ciao. Ci salutiamo anche noi. Ciao Giorgio, ciao, grazie. Grazie. Ciao. Grazie a te. Allora, noi siamo qua. Andiamo a mangiare anche noi. Ringraziamo ancora Giorgio Gobbi che ci ha reso partecipi dei suoi ricordi, della sua vita, della sua professione. Quella dell'attore, che non è soltanto un ruolo, Luigi, no? No, ma poi freddo, è un ruolo, è una professione che trasmette dei sentimenti, no? Quindi si cala anche nei panni dei personaggi e diventa quel personaggio. Quindi veramente, grazie a Luigi, però come sempre... La cosa bella che cioè, conosciamo pure le persone proprio nella assolutamente. Vita, noi conosciamo i personaggi, li presentiamo... al nostro pubblico e io ringrazio Luigi per darmi la possibilità di affiancarlo su questa questa platea bellissima, questi virtuale, grandi attori, porti un po' di tutto, quindi io questo è merito tuo. Quando assorbo queste informazioni da questi personaggi rimango non lo so, mi pongo tante domande e me le porto dietro. Ma fatto pure delle prestazioni, mi è piaciuto il passaggio della positività. Allora cerchiamo di rimanere positivi. Io vi ringrazio tanto. E noi ci vediamo sicuramente alla prossima. Chissà con chi, stiamo aspettando con chi. Una serie di risposte, quindi ci saranno altre dirette. Sicuramente. Bella, questa mi è piaciuta particolarmente. No, ma sono tutte interessanti. Poi faremo un contest per sapere quale vi è piaciuta di più. No, comunque ogni diretta quarto, quinto. Questo è quel quarto. Il quarto, e allora la strada è ancora lunga. Ci sentiamo presto, noi ci vedrete casseggiare in questo periodo. Speriamo che non è caduto un governo, no, non si capisce niente. Comunque, facciamo pure uno, non sappiamo. Cioè, ma fatto bene fa, la patata tira sempre. La patata saltata con rosmarino e lo spicchio d'aglio che poi tolgo. Certo. È una cosa che mi piace molto. Io la faccio al forno, però, questo tipo di patata con rosmarino, un po' d'aglio. Fritta, la patata fritta è la morte sua, Gio. Quando viene a Cosenza, Gio, lo portiamo in campagna e gli facciamo provare patata e cipolla, che l'ambacciosa, una prangata vegetariana. Comunque, a mangiare carne, io volevo portare. Comunque, grazie a tutti coloro che sono rimasti live fino adesso. Noi ci siamo divertiti. Io mi diverto quando facciamo queste idee. Nonostante comunque il COVID, Salvatore, la patata piace a tutti. Buon gustaio, Salvatore Orso Marzo, che saluto e abbraccio. Spero che vi sia piaciuta e ci vediamo presto per altre belle dirette interviste. Un abbraccio a tutti. Seguiteci. Seguiteci, Lu e Lu. Ciao.
Ma chi è lui e chi è lui? Scusa, non l'hai mai capito? È lui, è lui. Lui è lui. Che è la bella. Tu sei lui, io sono lui. Io non riesco a non ridere quando un guarda. Mi fa ridere, voglio scusare. Stasera, guarda, mi sa che mi tengo leggero. Un panino con wurstel, ketchup e maionese. Mi tengo leggero perché poi... Mia bella pizza. Con una biretta, come dice Giorgio. Una biretta. Tu birra, tu mi fa pure... Quante birre ti ingugni? No. Come dice lo zio Pino, chi ti ha ingugnato poi? Una birra.